Momento di riflessione tra me e voi. È molto bello qui, devo ammettere che ci piace troppo, ma devo fare i conti. Mi sa che qui non è la RAI, ma io sto per coronare un grande sogno. Lo stiamo facendo tutti insieme, noi figli degli anni 90, perché loro sono tornate con un grande messaggio che è questo. Vediamo la clip. Ma noi non le vogliamo sole, le vogliamo unite come in questa Skype che sta a partire con Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere from Non è la RAI. Ciao! Ciao, ciao a tutti! Che grande scoop! Adesso parliamo del pezzo, però Pamela, in anteprima per la Puglia e la Basilicata questo nuovo look. Sì, hai visto, infatti. Tra l'altro è vero, perché... ci stavo pensando, perché l'ho fatti stamattina, quindi veramente diciamo è la prima, siete i primi a vedermi con questo taglio nuovo. Ho tagliato tutto, si dà un taglio a tutto e vi saluto, questo è il senso. Io che ho origliato a telecamere spente, Eleonora, anche tu credo che voglia fare uno stravolgimento di look. Beh, diciamo sì, dare una piccola tagliatina, sì, non cortissimi, perché io avendoli ricci poi diventerebbe la testa, insomma, diventerebbe un testone, tutta capelli, però un bel taglietto, insomma, una sistematina la vorrei dare. Scusate per gli occhiali, ma ho gli occhi un po' gonfi, quindi... Sì, da ieri che c'ha la congiuntivite, giustamente è meglio che tiene gli occhiali. Alle dive tutto è concesso, soprattutto se ci hanno fatto questo grande regalo, Sola tu mi vuoi. Chi ci racconta un po' come nasce? Vai, Ele. Allora, nasce a sorpresa praticamente, eravamo ospiti da Eleonora Daniele e ti dirò di più, non sapevamo l'una dell'altra, cioè ci hanno invitate ma senza dirci chi c'era. Poi l'abbiamo scoperto, insomma ce lo siamo dette, alla fine siamo andate lì, noi lo sapevamo che ci saremmo incontrate lì ma non abbiamo svelato. Comunque siamo state ospiti da Eleonora per parlare insomma di un argomento che ormai purtroppo è all'ordine del giorno. Purtroppo sì. Ecco, i femminicidi, questi amori tossici che purtroppo veramente ogni giorno se ne sente una e non se ne può più. E allora verso la fine della puntata Eleonora ci ha fatto questa proposta, ha detto ragazze mi piacerebbe scrivere un pezzo per voi, fare questo progetto con voi. Noi siamo rimaste veramente insomma a bocca aperta, siamo rimaste certo. Stupite di questo, contentissime ovviamente, e abbiamo accettato perché è un pezzo importante, un pezzo che ha un significato grandissimo, e quindi adesso lo portiamo avanti questo progetto con grande entusiasmo, con grande forza, soprattutto per dare forza a tutte le ragazze che ci ascoltano. Il pezzo è scritto da Eleonora Daniele e Francesco Boccia. E quindi insomma questo ci emoziona ogni giorno di più. Pamela, sono giornate di discussione sui social e in televisione, perché è giusto che i cantanti attraverso la loro musica comunichino dei messaggi. Tu cosa ne pensi? Ma, abbiamo questo mezzo di comunicazione così forte, no? La musica, come la TV del resto, secondo me anche molto più dei social, perché ancora la TV rimane in assoluto al primo posto come mezzo di comunicazione assoluto, per cui la musica da sempre è stato un veicolo, no? Sì. di messaggi importanti, per cui noi abbiamo preso la palla al balzo e abbiamo approfittato di questo tema così importante quale l'amore tossico, che ahimè ormai esiste da sempre, non c'è un tempo, certo. Non possiamo fare un ragionamento temporale, non c'è purtroppo, magari volendo poter dire è successo quell'episodio fino a se stesso, quel giorno era un matto, ok, condannabile sempre, però un caso sporadico. Qui ragazzi fra un po' sono più i femminicidi che le giornate di sole d'estate, quindi insomma stiamo esagerando. Detto questo, in assoluto noi dobbiamo approfittare, abbiamo una grandissima responsabilità che è proprio quella di mandare dei messaggi positivi e di mettere in guardia donne, giovani, grandi,
perché non c'è età, ahimè, neanche in questo, cioè nel senso impazziscono gli uomini molto grandi, impazziscono i giovani, impazziscono quelli di mezza età, però precisiamo anche che ci sono tantissimi bravi ragazzi e tantissimi bravi uomini. E quindi voglio dire, purtroppo questa è una realtà che accomuna tutte noi. Il fatto delle volte di essere fortunate a non viverle in prima persona non vuol dire che non ci dobbiamo esporre e combattere questa guerra che sembra non finire mai. Okay? Quindi cerchiamo almeno con la musica di mandare un messaggio positivo e un grido di gruppo di noi donne, dove cerchiamo di fermare questi uomini che non sono uomini ma sono dei piccoli esseri vigliacchi. Ma possiamo anche usare una licenza poetica, delle vere e proprie merde. Eleonora, vengo da te per... Se può passare il termine, figurati, per me sono delle grandissime merde. Sì, allora, enormi. Me l'hai proprio lanciata su un piatto d'argento. Sì. Quando ci vuole, ci vuole. Oh. Vengo da Eleonora per una domanda impegnativa e poi rallegriamo un po' i toni. È anche una rivincita per voi che avete sempre avuto una critica di donne oggetto alle ragazze di Non è la Rai, adesso essere squadra e lanciare un messaggio importante? Beh sì, sicuramente è una grande rivincita e ce la stiamo anche godendo questa rivincita e stiamo cercando di dare uno schiaffo morale a tutti coloro che insomma... all'epoca ci hanno criticate, hanno criticato il non criticabile praticamente, perché veramente c'era poco da criticare all'epoca, anzi, perché voglio dire, se le ragazze di Non è la Rai dovevano essere criticate, adesso che cosa dobbiamo fare, no? Quindi... anzi, eravamo anche molto troppo controllate, direi, quindi non dovevamo mettere il rigo sull'occhio, non dovevamo mettere il rigo sul labbro, non dovevamo mettere la minigonna troppo corta, mettevamo... quindi voglio dire, adesso ce la godiamo e appunto, come ho detto, diamo un bello schiaffo morale, aiutando le donne. Vi fa veramente onore. Siete reduci poche settimane fa dal calore della nostra Puglia, com'è andata? È andata molto bene, è andata, tra l'altro non ci aspettavamo un risultato così ottimale, dove sembrava essere tornate un po' negli anni 90 quando andavamo in giro per l'Italia e i locali spesso dovevano aumentare le date perché le persone che volevano venire a vederci non c'entravano più nelle discoteche, nelle piazze, no? Quindi insomma aver messo dentro 2500 teste è stato davvero emozionante a Lecce, siamo state davvero accolte con grandissimo amore, abbiamo conosciuto anche altri artisti come insomma chi non ricorda Sandy Martin e quindi ci siamo prestate ad una serata davvero a Marcord, quindi un rewind assolutamente dove abbiamo ripercorso gli anni più belli, sarò di parte, però insomma dove la musica suonava forte e chiaro e quindi ci siamo divertite moltissimo, ma noi la Puglia è un territorio a noi molto familiare perché insomma la Puglia forse io ed Eleonora l'abbiamo girata quasi tutta, mi viene da dire, poi immaginate che passano molti anni e alcuni posti addirittura ci siamo accorti che dove siamo state c'eravamo già state. Ah, vero? Quindi quello è un locale trentennale probabilmente, anzi no, festeggiava i 50 anni, quindi ecco praticamente noi non eravamo ancora nate ma già sapevamo che avremmo ballato Please Don't Go da lì a 20 anni. Un pezzo di storia della nostra Puglia. Voi siete sempre state un tramite per le generazioni. Io grazie a voi ho imparato pezzi di Raffaella Carrà o Loretta Goggi. Quali sono le vostre icone preferite che volete ancora oggi raccontare ai più giovani, alle vostre figlie, alle vostre famiglie? Beh, sicuramente hai nominato Raffaella Carrà in primis e poi le icone, una delle nostre icone era Edel Parisi, wow. Lorella Cuccarini, insomma quelle erano le icone che all'epoca almeno io seguivo, ma penso anche Pamela perché erano proprio all'apice del loro successo. E quindi questo insomma cerchiamo anche di, io ogni tanto faccio vedere i video alle mie figlie della televisione dell'epoca, insomma
Noi invece proponiamo ai nostri telespettatori quello che avete combinato qui in Puglia. Tramite Instagram ci arriva questo video, vediamolo. Da regalare a tutto il pubblico che ancora le segue tramite social e non solo. Io a casa custodisco ancora i vostri quaderni, le vostre agende, ma mi chiedevo e ci chiedevamo nella vostra community online, voi che memorabilia avete del tempo? Nei vostri armadi c'è ancora qualche outfit del tempo? Fateci sognare. Beh, noi siamo rimaste molto legate ai ricordi di un abbigliamento davvero amarcord, mi viene da dire, perché molte ragazzine andavano in questi negozi, adesso non facciamo i nomi di queste case d'abbigliamento, dove si vestivano come noi, quindi noi siamo state veramente delle portatrici assolute di moda, se vogliamo, no? Certo. E quindi Che ne so, Eleonora magari un giorno durante un'esibizione metteva un toppino e una gonna e il giorno dopo magari vedevi fuori le ragazzine vestite come Eleonora, piuttosto che come me, piuttosto che come Ilaria. Quindi lanciavamo proprio delle mode, anche di pettinature, ragazze che si sono fatte milioni di frangette, tant'è che io non ce l'ho più, loro ancora ce l'hanno, quindi c'è qualcosa che non mi torna. Detto questo però, a casa io ho ancora dei peluche, wow, che mi hanno regalato durante il programma a casa di mia madre, che ormai saranno impolverati, senza testa, senza braccio, sono 35 anni, insomma pure il peluche a un certo punto ha fatto il corso suo. Ma il legame affettivo rimane. Ma sì, diciamo che a quell'età lì, piena adolescenza, tutto quello che ci è arrivato davvero è stata un'enorme sorpresa, una bellezza autentica da parte di questi ragazzini, ragazzine che erano innamorate, ma a parte quelle due o tre sfigate, poveracce, che probabilmente non hanno superato il provino e quindi stanno ancora mangiando i gomiti. Ci sono un paio di frecciatine in questa chiacchierata. Ma no, ma io sorrido perché la cosa che è paradossale, che veramente pensavano che noi facessimo noi il cast, ma anche a noi ci ha scelto qualcuno, cioè, certo, perché ci ha detto bene probabilmente, perché nella vita, come diceva mia nonna, è come cercare un melone buono in mezzo a 100, ci vuole culo, è quello. Poesia allo stato puro. Torno da Eleonora per una domanda a bruciapelo e poi ci salutiamo. È meglio non aver avuto i social durante il momento di hype di Non è la Rai? Ma forse era più bello senza social, era più bello perché c'erano le lettere scritte a mano. C'erano tantissimi fan che vi attendevano al Colle Palatino, abbiamo qualche immagine di repertorio. No, vabbè. Eccole, le vediamo mentre arrivavate. No, guarda. Ah vabbè, guarda che bello. No, vabbè, guarda, ci sarò anch'io. Online si trovano delle perle pazzesche.
Quindi condividiamo meglio senza social, giusto? Oddio, vabbè, cambiano anche i tempi, insomma, voglio dire, però era un'altra emozione, aprivi la lettera e la leggevi, non so se è la stessa emozione. Boh, io, certo, oggi con i social si fa tutto, è tutto più, come si dice, presa diretta, ecco, sì. Diciamola così. Ecco, però era anche bello, insomma, aprire le lettere, ricevere le lettere, e leggere chi scriveva di proprio pugno dei bei pensieri. Però ci adeguiamo ai tempi e quindi va bene anche con i social, dai. Io saremmo non sono bravo a scrivere, ma vi invio. Paura, mi verrebbe da dire. Come Pamela? Sì, hai fatto. Dagli studi di Bari e non dal Colle Palatino vi invio il più grande dei grazie. Pamela, noi ci seguiamo su Instagram, quindi te lo invio anche qui. E adesso veniamo a fare un following anche ad Eleonora. Grazie mille, salutiamo Ilaria che non è potuta essere con noi. Salutiamo. We love you, la Puglia vi aspetta. I love you, baby. I love you so much. Ciao, grazie, ciao. Bye bye, grazie mille, questo tuffo negli anni 90. Finisce qui, ma forse continua nella prossima settimana di Social Night. Grazie per averci seguito e buon weekend.